Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Come potete vedere oggi in studio abbiamo un ospite che è Claudia Ciao a Rondinone, tutti. con cui abbiamo scritto una canzone e questa puntata si chiama appunto Da dove nasce una canzone? Quindi vi sveleremo i nostri segreti, cioè come abbiamo fatto noi per scrivere una canzone e portare poi a fare un video di questa canzone. Cantare in libertà. Intanto diciamo subito che per scrivere una canzone ci vuole la necessità di esprimere quello che si ha dentro ed esternarlo. E il procedimento può avvenire in diversi modi. Può nascere magari prima la musica e poi alla musica si legherà un testo, oppure il contrario, come è successo con Claudia, che aveva una storia da raccontare e quindi ha scritto lei il testo, e poi io, ispirato da questa storia, ho messo su una canzone, una musica, e quindi è nata così la nostra canzone. Vi spieghiamo proprio come abbiamo fatto nel dettaglio. E Claudia, cos'è che ti ha spinto a scrivere, diciamo, una canzone? Allora, io avevo in mente una storia d'amore, una storia che poi ho scritto e da questa storia abbiamo preso le parti più belle per scrivere la Per canzone, renderla poi per renderla poi una una canzone. canzone. Quindi tu l'hai scritta come fosse un tema, Sì, un tema, un testo, un una prosa prosa, diciamo. e E poi quindi da poi di questo là. testo abbiamo... Ok, quindi noi siamo partiti. Claudia mi ha detto: voglio scrivere questa cosa qua. Che poi questa storia non si sa se è vera, non mi ha mai detto se è una storia vera, oppure inventata o è vera. Boh, non Non si si sa. dice. Non si sa. Dopo aver letto la storia di Claudia, quindi io mi sono messo a pianoforte e ho cercato una musica che per me fosse adatta a questo testo e fa più o meno così all'inizio. E va avanti. Fatta la struttura musicale, la musica a pianoforte, poi abbiamo avuto la necessità di adattare il testo che Claudia aveva scritto facendolo calzare con la musica. Ad esempio, un passaggio diceva, com'era? Tu mi dici che non possiamo stare insieme perché sono troppo piccola per te. Spero che questa sia la verità. Ok, e questo invece è diventato voglio convincermi. Mentre in un'altra parte, per esempio, il ritornello diceva: Ogni volta che ti vedo, vorrei correre verso di te, abbracciarti e tenerti stretto a me. e questo invece è diventato: e ogni Ogni volta che ti vedo, io ti vorrei abbracciare, tenerti stretto al cuore, farti sentire che sei parte di me. Ok, questo è più o meno come abbiamo limato dal testo originale, facendo entrare nella canzone un testo che fosse ritmicamente e melodicamente più corretto. Finita la struttura della canzone, quindi finita la canzone, abbiamo poi deciso di farla arrangiare da un musicista in una versione pop. Perché ovviamente sappiamo che la canzone nasce pianoforte e voce, o chitarra e voce, o comunque a livello minimal, e poi si può dare un taglio rock, un taglio pop, dance. Una canzone può diventare poi nella fase dell'arrangiamento quello che a noi più piace e desideriamo. In questo caso è un taglio molto sanremese, direi pop leggero, musica leggera italiana, molto simpatico. E potrete assolutamente ascoltare e vedere questa canzone perché abbiamo poi realizzato un video clip, un video cortometraggio con Claudia, e quando uscirà?
il 14 gennaio su YouTube, su questo canale. Ok, sì, abbiamo l'onore di presentare un video finalmente su questo canale, un video musicale originale, e ovviamente se vi va condividetelo, noi lo condivideremo su Facebook, su Instagram, ovunque, da tutte le parti, e se vi fa piacere lasciate un commento, diteci cosa vi sembra e che cosa ne pensate. Bene, spero che questo video vi sia stato di aiuto in qualche modo per capire un po' come si struttura una canzone, anche se poi in futuro farò una puntata dedicata proprio a come scrivere una canzone passo passo, sia partendo dalla musica e sia partendo dal testo, vedendo anche quali melodie si possono legare, quali accordi e tutto quanto il resto. Quindi ci sarà una puntata dedicata. Claudia, spero che vi piaccia il video. Ringrazio il mio maestro Mario Montemurro. Grazie a te per essere qui. È stata un'esperienza bellissima. È vero? Sì. Ci siamo divertiti un sacco a fare questo video. Però. Tanto. E diamo un appuntamento agli amici su questo canale che è... Cantare Libertà. Ciao. Ciao. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso. E se non l'hai ancora fatto, ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.